Allora, buonasera e benvenuti al sesto incontro del ciclo di seminari del progetto ARIA sull'adolescenza. Il titolo di questo incontro è Corpo e adolescenza ed è a cura dell'associazione Area G. Nello specifico conducono le psicologhe e psicoterapeute Sofia Massia e Maria Antonella Vincesilao e vi auguro un buon ascolto. Grazie. Benvenuti a tutti. Noi abbiamo pensato di riflettere insieme a voi su quello che è il titolo che ci è stato dato, Corpo e adolescenza. Abbiamo pensato di farlo in un modo che ha un po' questa sequenza, e cioè di ho acceso le luci di spiegarvi un po' quello che è il nostro approccio lavorativo e quello che è l'approccio di avvicinamento allo sviluppo, proprio perché corpo in adolescenza vorrei rimandare a voi tutto ciò che succede alla mente e al corpo nel periodo dell'adolescenza. Però per far questo vi spiego quello che è lo sviluppo, perché l'adolescenza è una delle fasi, diciamo, centrali e importanti dello sviluppo evolutivo della persona. Lo sviluppo è un processo dinamico che procede per tappe. Ogni tappa ha un suo conflitto specifico che consente all'organizzazione, diciamo, no, del funzionamento mentale differenziarsi sempre di più, integrando gli apprendimenti precedenti e dirigendosi verso le novità. Diciamo che le fasi specifiche le possiamo dividere nell'infanzia con quella che viene definita l'autonomia psicomotoria, passando alla fanciullezza, dove abbiamo l'apprendimento del linguaggio. Credo che io non vi conosco, però se siete un po' del mestiere, un po' del campo, le risuonate nella memoria, con l'apprendimento, lo sviluppo del linguaggio. Arriviamo alla pubertà, che dà l'inizio all'adolescenza, con la maturazione sessuale e andando avanti con l'acquisizione dell'identità. Mi piaceva utilizzare questa associazione, questa frase di Kafka, per dare una prima suggestione rispetto a quello che succede alla mente dell'adolescente nel momento in cui si confronta con la pubertà. Quando Gregor Samsa si risvegliò una mattina da sogni tormentosi, si ritrovò nel suo letto trasformato in un insetto gigantesco. Giaceva sulla schiena dura come una corazza e, sollevando un po' col capo, poteva vedere la sua pancia convessa, color marrone, suddivisa in grosse scaglie ricurve. Sulla cima la coperta pronta a scivolar via si reggeva appena, le sue numerose zampe pietosamente esili, se paragonate alle sue dimensioni, gli tremolavano disperate davanti agli occhi. «Cosa mi è successo?» pensò. «Non era un sogno». Chi vede gli adolescenti e chi li vede sia nella fase di sviluppo, quindi nel periodo in cui si avvicinano, no, al corpo che ha dato inizio, e quindi con la maturazione sessuale, quindi il colmenarca per le femmine e la prima eiaculazione per i maschi, sa il turbamento, no, che percepiscono, come se si risvegliassero veramente da un brutto sogno. Vi sarà successo di sentire quelli che non si riconoscono più perché improvvisamente si riempiono di pustole, piuttosto che crescono pantaloni, gli manca tanto così al fondo, piuttosto che ingrassano, piuttosto che camminano ricurvi, sono goffi, no? Tutto il modo in cui il fisico prende il sopravvento sviluppandosi. L'adolescenza e lo sviluppo è un periodo complesso perché integra
diverse variabili. Prima vi segnalavo quali erano le variabili biologiche, perché la pubertà dà via al corpo sessuato, che sfugge dal controllo della psiche, perché, come voi sapete, la pubertà nessuno sa quando arriva. Se frequentate ragazzine in una classe e ce ne sono tre o quattro che hanno già avuto lo sviluppo e le altre no, tutte parlano di quello. Chissà, ho già gli assorbenti in borsa, chissà se tocca anche a me, non è toccato tutto l'anno, dottoressa, non mi è successo, sarà normale, non lo sarò, le mie compagne sono già sviluppate, io no. Molto più dei ragazzi, le femmine che si sviluppano prima segnalano questo disagio del non sapere il momento. E la mente è uguale, nel senso che la mente rimane attonita perché il corpo si sviluppa, lui parte, e la mente avrà bisogno di tempo per adattarsi a questa novità. Un'altra variabile è la variabile cognitiva, nel senso che in questi anni ci sarà il passaggio da quello che è lo stadio del pensiero concreto allo stadio del pensiero operativo formale. Variabili psicologiche che noi definiamo l'abbandono dell'onnipotenza infantile e l'inizio di quello che è il processo di mentalizzazione. Significa che la mente piano piano dovrà riconoscere di non poter essere tutto, ad esempio di non poter essere maschio e femmina, ma di avere uno sviluppo che caratterizza in un modo o in un altro il corpo, e si avvia verso quello che è uno dei processi, secondo il nostro approccio teorico, più importante di questa fase, che è il processo di separazione e individuazione, che poi vi riprendo. Accanto alle variabili biologiche, cognitive e psicologiche, abbiamo anche quelle ambientali, sociali e familiari. La realtà esterna, se vivete con gli adolescenti e li frequentate, diventa un luogo fondamentale, così come il gruppo degli amici, fondamentale perché diventa anche un mondo in cui cominciare a fare azioni di prova, mettersi alla prova. Prima vi dicevo che ogni fase, no, che organizza poi lo sviluppo, ha dei compiti di crescita specifica. Quelli dell'adolescenza sono l'accettazione di un corpo che cambia, la separazione dai genitori. Prima vi avevo detto separazione e individuazione. Che cosa vuol dire la separazione dai genitori? Non vuol dire che sanno stare senza di loro o che vanno in giro in modo autonomo per conto loro, ma che nella loro mente fanno propri quelli che sono i valori e quelli che sono anche i limiti, no? Che hanno assorbito dal percorso precedente, cioè dall'educazione genitoriale. Quindi si occupano di se stessi prendendosi in carico. Il rapporto dei pari è un altro dei compiti di crescita che diventa principe, no? È importante in questa fase di vita. Tutto questo porta pian pianino a quella che è la costituzione poi di un'identità separata dai genitori, differenziata dai genitori e, diciamo, in rampa di lancio per la vita futura. Cosa succede, e poi non ve la faccio più lunga e apriamo poi magari anche un po' la discussione, che cosa succede quando in questo momento fondamentale di passaggio succede qualcosa che non va, qualcosa che diciamo noi può sconvolgere o spaventare così tanto che porta a bloccare questa crescita, a fermarla. Talvolta, no, noi diciamo i sintomi o quelli che vengono definiti disturbi hanno un po' l'obiettivo principale
di bloccare questi cambiamenti, sia del corpo che della mente, no? Un po' come se uno dicesse: se sto fermo, se evito, se non mi muovo, mi difendo. E in fondo è anche una modalità evolutiva quella, nel momento in cui non ti senti tanto sicuro, no? Di fermarti e di bloccarti. Però diciamo che se inizialmente questo stile di funzionamento può essere utile, se diventa una reiterazione, cioè uno non riesce a fare altro se non quel tipo di comportamento lì, ne deriva un blocco, no? E una sofferenza. Quindi c'è l'illusione di controllare un cambiamento, ma non controlli proprio niente. Quelli che ad esempio dicono: non esco più di casa perché così, no, non mi espongo al contatto con gli altri, perché non mi sento bene e quindi mi chiudo, mi isolo e non mi espongo al contatto con gli altri. Inizialmente ha un obiettivo difensivo, per cui, no, uno può prendersi anche un attimo per riprendere le forze, per sentirsi un po' più sicuro, però il più delle volte poi, se questo funzionamento è ripetuto, no, nel tempo, rischia di avere più effetti collaterali che di utilità. Il nostro intervento ha un po' l'obiettivo di affiancarsi in quel momento lì per cercare di capire che cosa sta succedendo e per far riprendere, no, questo processo. Concluderei questa piccola riflessione che ho voluto portarvi, no, per farvi capire quanto è denso e quanto è importante questo momento. Riprenderei la definizione e la descrizione di un collega, che è Goisis, che descrive l'adolescenza come una galleria, no, nella quale si entra in un modo e se ne esce diversi e cambiati. Vi ricordate che vi ho detto, no, che tutto è in cambiamento, parte il corpo, no? Poi la mente deve andargli dietro, il rapporto con i pari, il rapporto con i genitori, quindi si entra con la pubertà in un momento, in una fase che poi ti fa uscire cambiato. Uscire, bah, quando finiscono i processi adolescenziali, questo, se va tutto bene, dico, i neurofisiologi dicono 24 anni, perché il cervello, no, nella parte frontale finisce di svilupparsi a 24 anni. Però chi lavora negli ambulatori sa che le turbulenze adolescenziali talvolta vanno anche molto più avanti. Allora, cambiati, la solitudine di un individuo che ad un tratto riceve un segnale fisiologico. Vi dicevo, no? La pubertà. Anima e corpo soggetti alla tirannia dei processi biologici, all'arbitrio delle ghiandole, come in un incubo in cui osserva impotente i cambiamenti che avvengono in lui, indipendentemente dal suo controllo. Lui è riuscito bene a rappresentare, no, questo senso di impotenza che ha la mente nei confronti di un corpo che se ne va come vuole. E voi vedrete quante modalità loro inventano per cercare di tenerlo sotto controllo o di nominarselo, no? Cioè, come per dire: tutti i tatuaggi, tutti i piercing, tu sei mio, adesso ti firmo, ti do il mio, no, avallo. E lì bisogna stare molto attenti, sia se seguite genitori, sia se seguite ragazzi, no? Ad essere sempre molto curiosi nel capire che cosa sta comunicando attraverso quel tipo di comportamento. Certo che magari valutare se rimangono entro i limiti, no? Un piercing in una certa parte piuttosto che un'altra ha già un significato. La quantità di piercing, il tatuaggio, la quantità di tatuaggi, quante volte aiutiamo i genitori veramente a cercare di capire che talvolta quello è il modo che la mente di quel ragazzino ha
per cercare di navigare in queste acque turbolente in cui lui ha perso un po', no? E allora è un po' come se la sua mente dicesse: stai qua che adesso comincio, no, a colonizzarti. Alcune volte lo fanno con delle modalità molto molto severe, molto molto rigide, e molto spaventati, e quindi, no, o non gli danno da mangiare o gliene danno troppo, no? Qui poi apriamo magari nella discussione tutte quelle che sono le problematiche che magari coinvolgono il corpo in prima battuta. Ma forse io lascerei così. Sì, ti devo passare il microfono perché può andare, perché lui ha bisogno. Va bene. E quindi devo metterlo comunque così. Ok. Allora, grazie, mi sembra che è stato un bel, come dire, pennello che ha preso in considerazione tutti gli aspetti di crescita dell'adolescenza, dall'aspetto un po' più cognitivo agli aspetti un po' più comportamentali e relazionali. Mi sembra che effettivamente era implicito, ma mi viene da sottolinearlo, che comunque questi aspetti che attengono anche alla nostra associazione sono aspetti psicodinamici. Noi partiamo da una cornice psicodinamica, per cui la lettura, seppur ci siamo avvicinati magari a raccontarvi, visto che siete un po' giovani, magari anche studenti, mi immagino, qualcuno, a raccontarvi magari le fasi di Piaget, che cosa succede, eccetera, però di fatto l'utilizzo è un utilizzo psicodinamico, psicoanalitico, nella lettura e nell'incuriosirsi. È quella la nostra frame di riferimento. Questo è molto importante perché è molto diverso approcciarsi con una lente di un certo tipo piuttosto che di un altro, pur utilizzando le stesse variabili. Allora, io mi immaginavo di trovare dei genitori, perché così c'era stato detto, e va bene, e avevo pensato due cose molto semplici per genitori, però poi ho pensato che forse voi siete degli studenti da genitori, cioè studiate, da, visto che siete giovani, da psicoterapeuti, mi immagino, ma magari siete dei futuri genitori, per cui in qualche modo forse noi che abbiamo qualche anno in più possiamo comunicarvi qualcosa della nostra esperienza sia professionale ma anche magari personale. Allora, le due metafore che mi erano venute in mente, che potevano essere in qualche modo di spunto per la discussione, sono quella delle scarpe e dell'orologio. Che cosa sono le scarpe e l'orologio? Allora, che cosa fa l'adolescente? Visto che stiamo parlando di adolescente e di corpo, l'adolescente tendenzialmente cambia le scarpe. Da bambino provava le scarpe della mamma, sia il maschio che la femmina provavano a mettersi i tacchi della mamma. Poi inizia un momento in cui i tacchi diventano i suoi, quindi l'abbigliamento e la costruzione corporea diventa l'appropriarsi di quella parte che lui ha solo provato in infanzia ad assimilare, e parliamo di assimilazione come passaggio da una fase all'altra, riprendendo magari Erickson, se qualcuno se lo ricorda. Comunque, sostanzialmente, lui prova adesso, le scarpe sono le sue, ma sono proprio le sue, non prova più quelle della mamma, ma le confronta. Allora, l'aspetto importante da tenere a mente è quello della relazione, del passaggio, magari qualcheduno in altri seminari ve l'ha già detto, del passaggio con gli aspetti genitoriali che l'adolescente ha interiorizzato nelle prime fasi, che in questo momento ritornano veramente, come dire, molto presenti, e se ne deve appropriare. Quali sono le scarpe che gli interessano? Sono quelle che ha provato da ragazzino o sono diverse? E l'orologio, perché l'orologio? Perché l'orologio fa venire in mente i due tipi di orologi, l'orologio analogico o digitale, che sono le due metafore del tempo, un tempo lineare, che è il tempo che passa, e un tempo circolare,
di nuovo l'adolescenza segna il passaggio tra un tempo e l'altro, è il passaggio tra le generazioni, è il passaggio del testimone. Noi ci siamo passati adesso un microfono per 5 minuti, e però l'adolescente deve riuscire ad appropriarsi di quel testimone che è normalmente dei genitori, che è il testimone generativo, il testimone della genitalità, perché a questo punto il suo corpo, che è diventato sessuato, come ha detto Antonella, gli dà il senso della potenza, che può essere anche lui come il genitore, ma deve avere il senso di confronto e del limite. Quindi nelle due dimensioni del tempo, appropriarsi di quello che lui è diventato significa confrontarsi anche con la possibilità che i genitori, e qui avevo pensato in effetti ai genitori, gli permettono di avere su se stesso, cioè lo autorizzano ad essere adulto. E in questo passaggio, in questo andirivieni di autorizzazione, che si gioca molto spesso la mentalizzazione della propria personalità, nel senso che la linearità che noi abbiamo visto nel racconto esterno del processo adolescenziale si frammista, si interconnette con la dimensione relazionale con la famiglia. Ecco, l'altra cosa interessante che mi sembra che cui tu avevi accennato era sì il rapporto con i genitori, ma anche il rapporto con i pari. Nella dimensione relazionale diventano sempre più importanti i pari, cioè il gruppo dei coetanei, voi ben sapete, come punto di riferimento, quindi l'entrare e l'uscire di casa, la porta di casa come limite tra l'essere dentro la famiglia e l'essere fuori nella propria vita. Direi che, insomma, come stimolo di pensiero chiuderei qua. Cos'è? Sentiamo voi se avete... Anche l'altra cosa interessante che avevi detto era sfugge al controllo della psiche. Questo è interessante perché... La prima volta in cui, no, la psiche... È la prima volta in cui, no, la mente... Lo vedete con i ragazzini che sono molto intellettivi, molto razionali, no? Che si trova completamente spaesata, per quello che vi avevo portato Samsa, no? Che si ritrova come in balia di una corazza che comanda, e alcuni ragazzi quando vi raccontano come vivono il corpo, lo vivono proprio in quel modo lì, perché lui si permette di partire e di svilupparsi, di crescere, di trasformarsi. L'acne alcune volte è veramente una delle componenti che li disturba di più, perché cominciano a esserci dei segni anche. Il seno per le ragazze, no? Cioè il fatto che il corpo assuma delle forme più sessualizzate. Questo talvolta la mente non riesce proprio a digerirlo, anzi, mette tutto in blocco. No? In mente una delle ultime ragazzine che ho visto, che proprio più o meno un 6 mesi dopo il menarca e ha cominciato a trasformare, a non mangiare più, e il suo corpo, che stava prendendo delle forme un pochettino più curve, un pochettino più, no, sessualizzate, è tornato ad essere il corpo della bambina precedente. Quindi quel tipo di blocco di cui vi parlavo, che poi arriva alla nostra attenzione, talvolta è proprio un blocco provocato dalla mente, no? Come a controllare il corpo che scappa di mano e che fa sentire impotenti. Questo è un'altra tematica, l'onnipotenza e l'impotenza fondamentale in questo periodo, no? Perché che siano onnipotenti è anche sano, perché sono su quella rampa di lancio ed è il periodo in cui loro devono sentire la maggior parte delle loro forze. Sono anche, come diceva Sofia, in conflitto e in differenziazione dai genitori. Cercano di essere quello che loro vogliono essere. Però
questo va sempre tenuto sotto il controllo del limite, non della potenza, anche del cominciare a riconoscere i propri limiti. Tenete conto che la fase dell'adolescenza è la fase in cui ci sono i picchi più alti di depressione. Sono statisticamente paragonabili ai picchi della menopausa, che è un'altra adolescenza, in un altro periodo. È un'altra fase di passaggio importante, ma io dico sempre, no, ai genitori che in qualche modo, mentre chi patisce, no, la fatica del corpo che si spegne, che comanda anche lui lì, no, e la mente deve di nuovo riorganizzarsi e rimettersi in discussione, però almeno tu i tuoi giochi identitari in qualche modo li hai fatti, no, se tutto è andato abbastanza bene. L'adolescente invece si trova veramente molto minato nella sua fiducia di base e nel suo senso di sicurezza di base. Se riuscite a far passare questo ai genitori, agli educatori, a tutti quelli che sono accanto agli adolescenti, che riescano a capire, no, che fatica fanno, che dispendio energetico, sono sempre stanchi. Se voi parlate, loro sono sempre stanchi, vogliono sempre dormire. Ma è vero, loro hanno un dispendio energetico enorme. Adesso parlate un po' voi. Bravo. Ti devo lanciare questo, no, come si può fare? Così? No, a me viene sempre da pensare, anche recentemente ho visto dei miei amici con cui ci conosciamo da ormai una decina d'anni, che nel mio breve arco vitale tantissimo. Ritrovato di pensare a come ero proprio a 14-15 anni e a quanto appassionatamente vivessi questa tempesta chimica che accadeva nel mio corpo e quanto io pensassi alla maniera cioè, come se fosse una cosa speciale che solo io vivevo, quando in realtà adesso ripensandoci mi darei una pacca sulla spalla e direi fa tutto parte di un piano ed è tutto in realtà poi con il passare degli anni si scopre quanto giusto fosse per quanto scombussolante lo si vivesse. Ma questo è interessante perché introduci un aspetto che forse non abbiamo così sottolineato in precedenza, che è quello dell'unicità dell'individuo, nel senso che l'adolescenza è la prima fase dove davvero hai la consapevolezza di te con il tuo corpo, con quello che succede al tuo corpo, e anche se lo provano tutti, tu lo senti unico ed è importante che tu lo senta unico, perché a quel punto è come se tu davvero mentalizzassi te stesso in quel processo che dicevamo prima rispetto al fatto che le emozioni che accompagnano il cambiamento devono avere una forma riconosciuta dalla mente, quindi essere mentalizzate. Quindi il fatto che tu pensi, che tu abbia pensato che succedeva solo a te, voleva dire che tu comunque riconoscevi che tu iniziavi ad essere un individuo separato dai tuoi genitori, un individuo che aveva delle cose sue speciali, particolari, ma ognuno di noi poi è speciale e particolare, questo è riconoscerselo comunque fa sì che si acquisisca maggiormente un senso di sé, quindi un processo di soggettivazione, l'inizio del processo di soggettivazione e anche di, come dire, di sicurezza, di esistenza nel mondo come persona separata dalla fase precedente, dai genitori sostanzialmente. Io ti volevo ringraziare perché grazie alla tua associazione, no, hai portato dentro quello che è anche l'altra faccia dell'adolescenza, cioè l'adolescenza è un grosso turbamento, ma è anche una grossa soddisfazione, una grossa meraviglia, cioè non è che tutti ti dicono ho faticato, quindi questo per dirvi che il rapporto tra l'onnipotenza e l'impotenza giocano proprio in quel periodo e anche il rapporto tra sono fighissimo, no? Sono unico, leggetelo anche rispetto a una società che invece cerca
di livellare tutti, no? Dove chi è unico, posso pensare ai nostri pazienti con i capelli viola, no? Talvolta non vengono così, no? Ben accettati, mentre chi è tutti uguali, tutti hanno le stesse scarpe, tutti hanno lo stesso, cioè, allora dipende come sei fatto tu, va bene uno e va bene l'altro, non è che ci sia uno, però bisogna vedere anche il contesto in cui si trovano, alcune volte i contesti non aiutano, perché se non sei uniformato, se non hai lo stesso pass che hanno tutti gli altri, non entri, e allora questo può acciaccare un po'. No? Sentirsi unici invece di sentirsi come se ci sono le due facce della medaglia, sostanzialmente. Sì. L'unicità che si accompagna e si sposa anche all'essere parte di un gruppo, nel senso che è importante essere parte di un gruppo, tutti con la stessa, le stesse scarpe, la stessa eccetera, però ognuno poi che senta di essere quel qualche cosina di speciale, di autonomo, è quel quid che a livello intrapsichico, a livello mentale, ti permette di diventare maggiormente te stesso, perché è un processo comunque lento e sicuramente si passa attraverso l'uniformarsi e per essere accettati dagli altri è importantissimo gli status symbol dei ragazzi, anche per noi, per carità, siamo ancora un po' adolescenti sempre noi, eterni Peter Pan, ma comunque gli status symbol dei ragazzi sono qualche cosa che richiedono ai genitori proprio per appartenere a un gruppo esterno. È il secondo gruppo dopo quello della famiglia, che è il gruppo base d'origine. Poi mi verrebbe anche da dire in realtà che il raggiungimento di questa consapevolezza, che non aveva detto, cioè il capire, il sentirsi unici, arrivi dopo. Lì in quel momento ci si sente, ho avuto sia la mia dose, sia ho sentito molte altre versioni, c'è il rischio anche di sentirsi sbagliati. Si riconosce in quello che magari è il tuo amico. Sì, ma ti dico, più li studiamo, più gli stiamo vicino e più riconosci anche che talvolta è talmente difficile riconoscersi differenziati e unici che scivolano dentro al non riuscire a pensare, dentro al mi uniformo così evito la fatica, no? Di non sentirmi magari come gli altri, di avere problemi ad avere differenze rispetto agli altri, a sentirmi da meno, a sentirmi da più. Il rischio è che si scoraggino e mettano il vestito degli altri, senza poter dire la loro, senza poter dire questa volta facciamo come voglio io, la prossima volta facciamo come vuoi tu. I famosi gruppi, no, questi gruppi anche, no, di ragazzi che nel momento in cui la mente del gruppo è disfunzionale, perdono la loro identità e assumono un'identità di gruppo che talvolta non la gestisci più. La gestisce solo la polizia o la gestisce solo, no? Perché prende, no, delle, bisogna stare molto attenti con i gruppi. Voi ne sapete qualcosa che lavorate anche con i gruppi di ragazzi, no? Cioè bisogna riuscire a cogliere anche queste dinamiche, perché se ti scappano di mano è possibile che un gruppo fatto anche di individui con delle buone caratteristiche per conto loro, ma messi in gruppo attivano delle forze tremende. Non so, ma sì, sul gruppo mi veniva in mente ancora una cosa, un po' la differenza tra il capo e il leader, che è anche importante nell'ambito del gruppo. Qualcuno emerge normalmente e diventa il catalizzatore del gruppo. Allora, se ha delle potenzialità in qualche modo, come dire, creative, attivanti, con delle proposizioni che riesce a condividere col gruppo e delle caratteristiche individuali anche di personalità un pochino più marcate, può essere un leader. Ma talora ci troviamo anche di fronte, nelle situazioni più problematiche, a dei gruppi dove ci sono dei capi che assumono un po' una funzione un po' più normativa, ma in senso negativo per certi versi. E allora
possono, queste situazioni possono sfociare quando si dice leader negativo, sostanzialmente, che è un po' le caratteristiche del capo, ma di un capo magari anche un po' sadico, possono sfociare in situazioni magari di bullismo, di prevaricazione. Ecco, questo è un altro aspetto importante, perché le fragilità notate adesso possono essere poi oggetto di derisione, oggetto comunque di azioni negative, e convogliare in qualche modo come dinamica di gruppo poi l'aspetto comune rispetto all'aggressività, cioè l'aggressività dei singoli membri viene poi catalizzata su quella persona, su quel membro un pochino più fragile, se c'è un capo e un leader negativo. Non so se nella vostra esperienza avete un po' delle situazioni di questo tipo qua, sia come esperienza personale o piuttosto che lavorativa, ecco, che può essere anche interessante mettere in relazione un po' qual è la vostra esperienza, se siete degli educatori piuttosto che degli psicologi, psicoterapeuti in formazione. Come mai siete venuti qui oggi? Ecco. Come mai? Che io aspettavo tutti dei genitori, ecco. Cosa ci dite? Cosa vi ha incuriosito? Io sono in realtà una figura un po' periferica, perché sono un insegnante. Insegno matematica e scienze alle medie. Infatti la mia domanda era un pochettino questa, no? Io sono sempre molto restio, un po' perché non sono così competente in queste cose qua, ad affrontare queste cose. Vorrei per un attimo mettere la tematica corpo e adolescenza da un punto di vista psicologico. Allora, il punto è il seguente: io vorrei per un attimo mettere da parte il concetto di corpo adolescente come fonte di problemi. Mettiamo un attimo da parte, una domanda specifica che potrei fare io è questa: terza media faccio apparato riproduttore, allora che tipo, e quindi anche pubertà, che tipo di messaggi posso passare ai miei studenti rimanendo uno all'interno del mio ruolo? Non sono un educatore professionale, non sono uno psicanalista, e poi lavoro in un ambito, la scuola, in cui anche parlare, andare troppo in profondità in patologie, dinamiche, appunto psicodinamiche, eccetera, non è il caso. Che tipo di messaggi posso passare, che tipo di discussioni posso attivare, che tipo di strumenti posso avere per fare il mio lavoro, quindi non fare il lavoro degli altri, che è sempre sbagliato, ma per attivare un pochettino questo tipo di cose all'interno di un contesto di normalità. Quindi non sto parlando di casi che pure si vedono, non so, di tagli, piuttosto che anoressie, bulimie e via dicendo, nel qual caso abbiamo imparato a chiedere aiuto, insomma, non... consistente, e personalmente direi che sicuramente partire da una spiegazione il più fisiologico possibile, utilizzando che cosa? Un linguaggio comprensibile. La cosa importante con i ragazzi è utilizzare sempre un linguaggio, questo anche con gli adulti per carità, ma in modo particolare con i ragazzi che hanno pochi strumenti, il linguaggio che loro recepiscono, quindi un linguaggio che sia sì scientifico, ma che rimanga in un ambito che gli permetta di essere incuriositi. Allora, stimolando in questo modo un minimo di discussione, lei può raccogliere quali possono essere le preoccupazioni, le ansie che lei pensa di suscitare con quel tipo di lezione specifica, e quindi magari fare un minimo di screening. Intanto, se viene qua vuol dire che ha già una sensibilità particolare e sa anche dove fermarsi, però può fare un minimo di screening dalla tipologia dell'intervento e della domanda che i ragazzi fanno rispetto a questo per lui è un problema, questo per lui invece solo una curiosità, questo lui è uno morboso, cioè dare un senso all'intervento dei ragazzi per inviarli eventualmente dallo psicologo, che immagino ci sarà anche nella sua istituzione.
Allora, grazie, perché mi viene in mente questo. Io tutte le volte, e qua c'è anche Melanie, che facciamo formazione nelle scuole degli insegnanti e dei genitori sulla sessualità, grazie per la domanda, perché porta un tema che forse io avevo dimenticato, e cioè l'insegnante di scienze, che ha l'onere, no, e il dovere di passare quella che è le nozioni dello sviluppo, eccetera, si trova a fare i conti non solo con il corpo che cambia e si sviluppa, ma con tutto quello che è la sessualità, che è un argomento che non va né nel sano né nel malato, cioè va benissimo perché tutto siamo nella normalità, eccetera, ma che talvolta non è così facile, no, da maneggiare, un po' perché ci sono sempre i bulletti, quelli che ridono, che è un loro modo, no, di esprimere la fatica, no, di ritrovarsi a parlare. Però se lei utilizza quello che è questo organizzatore, cioè a questa età qua sono tanto curiosi, sono veramente tanto curiosi, e se uno dà loro là e li fa parlare e riesce chiaramente a gestire quella discussione del gruppo in modo creativo e in modo costruttivo, credo che non sia tanto interessante. Loro ne sanno più di noi, cioè quello che è l'insegnante, al di là che deve fare il suo programma, ormai va su internet e se vuole vedersi, il più che i ragazzini mi dicono: io ho comprato il corpo umano e lo so benissimo, e quindi te ti stendono subito perché sanno meglio di te come è fatto, cosa fa, cosa non fa, eccetera. Il problema è quando attivi, no, il dialogo e il discorso sulla sessualità, che scopri un mondo che noi non ci immaginiamo. Beh, vi assicuro, nelle medie noi non ci immaginiamo quanto la sessualità sia giocata, ma giocata tanto, Quindi riuscire ad avere gli strumenti, ha ragione, in questo io credo che gli insegnanti siano veramente in prima linea con le classi di adesso, e forse poi lei mi dica, ma con la preparazione che dà l'università, perché è vero che lui dice: ma noi se troviamo che non c'è la normalità inviamo, ma è ovvio, ma la normalità è turbolenta, la normalità è difficile da gestire. Quando tu ti trovi una classe di 25 ragazzini che cominciano a dirti che cosa postano su internet, che cosa fanno, quali tipo di fotografie si fanno e come utilizzano il proprio corpo, perché andiamo a finire proprio, no, in questa tematica, grazie. Cioè, era anche noi, siamo un po' sul cercare di evitare quelle più difficili. Cioè, la sessualità in adolescenza, all'inizio, no, quando te la giochi più come strumento che come reale parte di te, perché loro, soprattutto da piccolini o i più giovani, no, in gruppi che magari esibiscono, in un mondo che li fa crescere molto prima di quello che sono i tempi, diciamo, della crescita, sono tutti dei piccoli adulti, che però poi sono piccini dentro. Infatti li trovi veramente sconvolti, no, quando la loro foto è postata in tutto il mondo e loro la volevano solo dare al loro ragazzo, ma la vedeva solo lui. Poi se la trovano che gira per tutto il mondo. In questo senso, corpo, no, adolescenza, pubertà, adolescenza e sessualità è una bombetta non da poco, un misto di ingredienti che possono veramente creare un po' di turbamento anche nell'adulto che li avvicina. Certo, perché
No, ma hai ragione a segnalare che la globalizzazione delle informazioni, cioè una volta noi per avere un'informazione anche che riguardava la sessualità non era così scontato e così facile. Adesso vanno nel computer, non di casa che magari è protetto, ma vanno nel computer dell'amico e vengono iperstimolati. Cioè c'è un problema di iperstimolazione alla sessualità. A me ha colpito moltissimo, gli do un dato fresco, sono riuscito in una terza, perché non è così facile avere anche quella, quel contatto umano che è discrezione da un lato e intimità dall'altro senza violare il rapporto professionale, no? Dobbiamo fare molta attenzione. Per fortuna in questa classe siamo riusciti a entrare, io ho fatto una domanda, rispondetemi se volete, se no non importa, non è nel programma, state tranquilli. Ho detto per favore, se avete voglia, alzi la mano chi, dopo che ho spiegato tutto, quindi loro mi aspettavano al varco, cioè il varco è il concetto di rapporto sessuale. Il rapporto sessuale è connesso con il piacere e con il proibito, queste sono due cose fondamentali, no? Il piacere e il proibito, no? Allora io ovviamente in modo molto neutro sono diventato di quel colore, sì, però me lo sono tenuto per me, sono riuscito a spiegare che cosa vuol dire che me l'ero imposto, io devo essere assolutamente dettagliato, punto, perché sono uno scienziato, stop, ce l'ho fatta. Allora poi gliel'ho ribaltato e ho detto ok, allora ragazzi per cortesia, adesso che ce lo siamo detti, ci siamo fatti anche una bella risata, perché ci sta. Allora, adesso per cortesia alzi la mano chi aveva parlato con i propri genitori o aveva avuto il coraggio di dire, o i propri genitori avevano avuto il coraggio di affrontare l'argomento con loro, pochissimi. Allora io a quel punto ho preso di petto le ragazze, ho detto, sentite, ma a voi la mamma non ha spiegato che in questi famosi 3 anni potrebbe capitare qualcosa, cioè, impossibile. Allora più di una è venuta fuori e ha detto, sì, abbia spiegato che cosa sono le mestruazioni e come si fa a gestire quel problema, ma da lì a spiegarmi che cosa vuol dire avere un bambino, e questo è un altro paio di maniche, è come dire, hanno tamponato il problema del gestire le mestruazioni, ma da lì a che cosa voglia dire, cosa ci stia alla base, no, del funzionamento fisiologico di un apparato riproduttore, quindi anche del fatto che non è un problema da gestire, ma è una potenzialità umana enorme, esatto, no? Piacere. Un cambiamento, il piacere, un cambiamento cerebrale, perché gli ormoni gestiscono tutto, anche lo sviluppo complessivo del corpo, no? Di una psiche, praticamente nessuno. E devo dire la verità che questo mi ha sconvolto, perché io questi genitori un po' li conosco e ho una grande stima di loro. Nel senso che in realtà molti di loro hanno tanti strumenti, o potenzialmente hanno tantissimi strumenti, molti di loro sono degli intellettuali, come potremmo essere noi, cioè hanno fatto università, hanno letto un sacco di libri, hanno fatto, eppure, cioè non hanno passato questa cosa. E che cosa non... se lo spiega? Ah, io non lo so. Vabbè, non lo so, è interessante. Io non so se sia. In realtà dovevamo avere i genitori e ce li abbiamo nella sua fantasia, lei ce li sta portando i genitori. Non so se sia, allora io non so se sia un paradosso della conoscenza, cioè so tante cose, ma poi non riesco, addirittura non mi interessa, mi spiace dirlo, ma non mi interessa educare i miei figli a questo livello, e io purtroppo di questo non mi interessa, perché fa rima con tanto disinteresse purtroppo che vedo, cioè la tendenza a delegare l'educazione a degli enti fuori dalla famiglia, perché non ho tempo, non ho voglia, è faticoso, ci vuole pazienza, uffa che barba, sti adolescenti, finirà anche sta pubertà, no? Tant'è che io a volte la metafora del tunnel la contesto, perché dico, voi vedete che vanno da A a B, peccato che A sia la quinta elementare, B sia la prima superiore, io nel tunnel ci devo stare, dalla prima alla terza. Allora se mi permettete, io nel tunnel faccio due cose, o lo arredo, o ci apro delle finestre, o ci faccio una festa. Perché io ma il tunnel devo... dura 10 anni, ecco, non sono 3 anni. Esatto. Sì. Però questo tunnel ci devo sicuro, vivere. Certo. E quando un genitore sorridendo mi dice non la invidio professione, io la guardo e gli dico, uno grazie, due guardi che lei si sta perdendo delle grandi cose, che
accettando, desiderando di avere un figlio, guardi che lei queste cose le dovrebbe fare, cioè lei dovrebbe stare in questo letto dello scarafaggio insieme a Gregor Samsa, no? Perché questa è la missione che avete voi quando avete messo al mondo questi bimbi, no? Cioè voi lo sapevate che sarebbero diventati, non è giusto delegare tutta questa cosa. Io sono anche un po' polemico, no? Però a volte io arrivo a consigliare dei libri che adesso non saprei che cosa consigliare, per un certo periodo ho consigliato Recalcati, perché secondo me se avete qualcosa. Sì, ce n'è uno carino della dottoressa Pelanda, no? Che si intitola Non lo riconosco più, che è fatto per i genitori, per star vicino ai genitori in questo periodo, che giustamente è un periodo lungo, ma che li rende anche molto affaticati, un po' perché, insomma, è vero i tempi, no? Però quello che ha segnalato il prof è il costo, lasciarli, abbandonarli, spingerli ad essere sempre più autonomi, sempre più indipendenti. C'è già la fidanzata, lo dice, no? Va bene, però loro li incasellano in modo difensivo, così più cresce veloce e più, sì, no, li fanno andare all'estero, via, autonomi, vanno a dormire di qui, vanno a dormire di là, no? Sono maturi, però poi quando li ascolti, ad esempio l'aspetto che lei ha segnalato del piacere è inesistente. Noi abbiamo letto le ultime dati statistici, primo rapporto sessuale 12 anni. Quindi arriva già tardi. Quindi vuol dire che va bene, la sessualità è giocata, la sessualità è un pezzo, eccetera, no? Però è mangiata con degli strumenti anche mentali non sviluppati. E noi ce ne accorgiamo poi dopo, con i giovani adulti. Sì, sì. Grazie. Io sono un educatore. Vorrei provare a portare questa provocazione, ma questa invece io mi sono andato su tante fanciulle e fanciulli. A un certo punto invece sono andato da papà e mamma e hanno scritto il loro primo rapporto sessuale nei minimi dettagli, chiedendo eventualmente anche dei suggerimenti. Sì. Quindi secondo me, detto questo, credo che non ci sia solo un lavoro da parte del genitore di delegare ad altri delle funzioni, ma nel percorso di ogni persona, che da adolescente, da preadolescente, perché voi parlate di persone di 12 anni che hanno avuto il primo rapporto, ma io ne conosco anche di quinta elementare, quindi andiamo ancora più indietro. E con l'avvento, voglio dire, dei social c'è una capacità di apprendere tante nozioni anche di questo, però quali sono sbagliate, quali sono giuste, non credo che invece lì ci sia una capacità di esperienza da parte dei bambini e dei ragazzi nel cogliere tutte le informazioni e la loro rilevanza, se invece non c'è una guida dietro, cioè non è eliminare internet o i social, ma è semplicemente saperli usare, è poterlo fare tante cose da tagliare la carne, voilà. Quindi la questione secondo me è molto legata anche ad aspetti culturali, ai contesti in cui sociali in cui la persona, il ragazzino vive, e come a volte quel ragazzino deve poter sopravvivere invece a quel contesto, no? E è un po' difficile generalizzare, poi noi educatori abbiamo sempre un po' questo difetto di sospendere molto il giudizio, no? E quindi di dover andare per ogni situazione ad andare a vedere cosa ci sta dietro a certe scelte che possono essere sia dei genitori che dei figli. No, sono molto d'accordo, ed è vero, e credo che quello che lei ha segnalato sia, non ci interessa tanto il comportamento, l'esposizione, l'iperstimolazione, eccetera, però l'importanza, ognuno dal proprio canto, no, di stimolare gli adulti a cogliere i segnali. I segnali, cioè è difficile che lui ti parli di sessualità e venga a dirti, però i segnali li manda.
Quindi tu devi avere l'orecchio per capire, no, che cosa ti sta chiedendo, che cosa ti sta dicendo. E in quello i genitori di solito, ma per paura, per difesa, perché pensano di non avere gli strumenti, oppure in questo tipo di monto perché pensano che gli altri li abbiano sempre migliori dei loro. E invece li hanno, perché sono genitori e solo loro possono sapere. Poi non è detto che sia il genitore che deve parlare di sessualità. Tanto loro se li scelgono gli adulti, non è che io a tutti i costi ti metto lì troppo carini. Quando tu vai a fare questi corsi, no, con i genitori, dici io l'ho messa lì e le ho detto adesso ti spiego. Cioè, tu pensa a questa poverina, no, che si trova la mamma che ti dice adesso ti spiego, a me è successo, no? Che è una roba allucinante. Ma loro vanno a cercarsi il prof, parlano coi prof, vanno a cercarsi l'amica grande, vanno a cercarsi il compagno grande, piuttosto che l'educatore, l'allenatore, e vatte la pesca. Però hanno bisogno che l'adulto testimoni che c'è un pensiero, che non è solo quanti te ne sei fatti? Io 12, io 14, se tu lavori con i giovani adulti adesso, hanno Tinder, hanno quelle belle chat, no? Dove scelgono sul catalogo, questa è bella, questa è brutta, questo è bello, questo è brutto, vado con questa, me ne faccio tanti. Però poi dov'è il pensiero? Però poi ho paura di essere impotente, dottoressa. Ah, e certo, stai col mondo, no, ogni posto dove vai te ne devi fare. Siamo passati dal tuo discorso rispetto al blocco, in realtà a situazioni dove i ragazzi chiedono. Allora, la normalità è che loro chiedono dove sanno di poter chiedere. In qualche modo, che ne so, una volta c'erano le riviste, adesso c'è internet, c'è l'amico un pochino più grande, c'è l'allenatore dello sport, insomma, quelli chiedono. Il problema sono quelli che non chiedono. Sostanzialmente, ecco perché, ritornando alla domanda molto interessante, all'osservazione molto interessante del professore, quelli che magari nell'ambito del gruppo classe tu li vedi un po' isolati e preoccupati rispetto a queste tematiche. Allora lì forse effettivamente l'occhio attento può essere utile poi per come dire, cercare di capire qualche cosa di più. Anche perché qual è in fondo lo scopo di tutto questo? Quali sono gli scopi anche di questi incontri? È un pochino di sensibilizzare ai prodromi delle difficoltà, ai prodromi di quelle che possono essere poi dei disagi un pochino più conclamati, che si possono, i prodromi dove li cogliamo? Li cogliamo in ogni situazione relazionale dove ci sono gli adolescenti, quindi sicuramente in ambito scolastico, in ambito sportivo, l'educatore non so, in tutti gli ambiti dove le persone adulte e i genitori in modo principale, però comunque in questo momento loro hanno comunque diverse facce, diverse sfaccettature, comunque in tutti i luoghi frequentati dagli adolescenti. È un momento proprio di passaggio in cui, adesso non parliamo di difficoltà già diagnosticabili, eccetera, ma in cui i disagi possono iniziare ad avere, come dire, a far menzione di sé gradualmente, poco a poco, poi se non vengono raccolti magari a volte possono avere un'evoluzione benigna, positiva, in qualche modo sempre a livello relazionale, poi la relazione con qualche adulto, come dire, competente, accogliente, contenente, sicuramente foriera di evoluzione della personalità, però in alcune situazioni invece se il disagio fosse colto all'inizio forse poi ci sarebbero delle prospettive evolutive più efficaci. No, l'altra cosa che invece mi veniva in mente di dirle
rispetto ai genitori che bisogna stare attenti che proprio nelle fasi che vi avevo raccontato, cioè questa differenziazione dal genitore li porta veramente a fare la dieta dai genitori in questo periodo. E quando tu fai la dieta non li vuoi i dolci nel frigo, dici che fanno schifo i dolci, non li mangi perché devi fare la dieta, perché loro hanno un piede ancora nell'infanzia, quindi sono lì, no? Se vado troppo con mamma e papà poi ci rifinisco, quindi vado solo via da loro. È per questo che gli altri adulti di riferimento diventano importanti. Lavorare con gli insegnanti è una meraviglia, perché soprattutto nelle medie, perché si ritrovano, vabbè, è prima linea, sono d'accordo, però si ritrovano con un bisogno, diciamo, no? Una specie di affetto a calamita importante, perché a casa devo stare lontano perché sto facendo la dieta, soprattutto i maschi rispetto alle mamme, se voi parlate con le mamme, no? Cosa? Ma non mi guarda più, ma non è più il mio bambino, ma non lo capisco più, è così. Quindi c'è questo mettere in stand by, in sospeso il mondo dei genitori, ma non il mondo degli adulti. Anzi, gli adulti vengono ricercati, i professori sono i primi che talvolta vengono acchiappati, gli educatori, gli allenatori, è solo che devono avere l'orecchio sensibile. Cosa ho fatto? Quindi grazie per questo scorcio anche sugli insegnanti che ci mancava. Che non necessariamente ti dice tutte delle verità, che non è questo sole sempre brillante e infallibile, e poi l'altra cosa che il contatto col senso del limite necessariamente ti mette in relazione col senso della, come dicono i francesi, della finitude della vita, cioè la vita finisce e c'è il senso della morte, mentre il bambino ha difficoltà a mentalizzare la morte, l'adolescente entra davvero in contatto col senso del limite della vita. La tematica dell'onnipotenza è una delle tematiche centrali, no? Ma non solo su di sé, ma anche sul genitore, cioè il fatto che non sia onnipotente talvolta fa partire delle arrabbiature, no? E dei conflitti enormi. È lì che bisogna aiutare i genitori a sopravvivere con i propri limiti, non a dover essere illimitati e onnipotenti, ma a giocarsela, a riconoscere che loro possono anche avere difficoltà. Ricordo una mamma che mi diceva proprio: ma mia figlia, mentre ero in macchina in autostrada, io e lei da sole, mi ha cominciato a dire: mamma, io voglio andare dalla ginecologa perché voglio avere rapporti sessuali con mio...
Lei dice, mi dice, io non sapevo più cosa fare, non sapevo se fermare la macchina, se andare in autogrill, non sapevo cosa risponderle, eccetera. Però gli ho detto, adesso finisco di guidare, poi arriviamo a casa e ne parliamo. Cioè, no, non ce la faccio adesso, ce la faccio dopo. Bene, bene. Cioè, riuscire a parlare di quello che è un mio limite, riuscire a dire, calma, mi hai buttato una bordata di domanda che mi ha, no? Adesso arriviamo e ne parliamo, perché dà anche tutta l'importanza, no, di quello che è. Poi loro sono frettolosi, le domande più importanti te le fanno mentre giri la frittata che sta bruciando sempre, mentre cucini, e tu devi essere anche in grado talvolta di fermarti, no? Perché poi sono delle bisce, fuggono. Però credo che sia molto importante anche dialogare con i nostri limiti come genitori e cominciare a passarglieli. E non sempre a segnalare che tutto quello che è perfetto, illimitato, è sempre meglio di quello che è imperfetto, umano, no? Che ci stiamo trasformando in una società di robot, poi sotto sotto. Perché i tempi sono quelli, no? C'è una corsa a tempi non umani enormi. Infatti poi i ragazzi si bloccano, si prendono il tempo per crescere. Perché è tutto, soprattutto in quelle famiglie, no, con delle aspettative giganti, e tu corri, corri, corri e a un certo punto non ce la fai più. Mi permetto, scusate, ho visto che nessuno interviene, allora mi stavo chiedendo grazie per il discorso dell'affettività, perché in realtà io volevo muovermi proprio in quella direzione là, no? Il problema qual è? Che io faccio fatica a farlo perché non è il mio ruolo in realtà. Allora la domanda si può configurare così: come fare educazione all'affettività? Entro che limiti? Quale personale dovrebbe farlo? A chi posso chiedere aiuto? Che libri ci possono essere? Come configurare un intervento di questo tipo all'interno di una scuola? No? Perché io in realtà normalmente quando inizio a parlare di queste cose qua dico guardate che io non mi faccio tutta una metà. No, che è proprio il fatto di imparare a usare questo strumento che è il corpo per entrare in relazione. Dovrei parlarvi di emozioni, di sentimenti, di quello. Il problema è che, non so come dire, ho paura di fare troppo e di non essere in grado di farlo, no? Allora io a questo punto, perché guardate che a volte siamo criticati per questa cosa, eh? Ci sono dei colleghi, dei genitori, dirigenti che dicono, scusi professore, guardi, si limiti a fare il suo lavoro, perché non si sa, io sinceramente ho molto la filosofia del limite, non voglio insegnare che non si è onnipotenti, quindi io sto nel mio limite. Però non è detto, non è detto. Mi piace non affrontare queste cose, perché in realtà sono ugualmente, erano, deve anche affrontarle, nel senso mi viene in mente un articolo di qualche anno fa in cui si parla di una compagnia di ragazzini che aveva violentato una compagna, ma con il preservativo. Questo è, secondo me è sconvolgente. Cioè, un'educazione sanitaria perfetta, un'educazione sessuale nel senso di affettiva totalmente manchevole. Quello mi ha, per me è diventato proprio il paradigma, no? di questa contraddizione incredibile, no? Per cui io, a me è sempre rimasta questa domanda: fin dove devo o posso occuparmene, da dove invece è meglio che io lasci fare qualcun altro, insomma, questa è la cosa. Ma io credo che se lei fa lo scienziato, come dice, parla di cervello, parla di corpo, parla di emozioni, perché le emozioni fanno parte del cervello anche, fanno parte del corpo, no? Quindi perché, potremmo chiederci, perché uno stile educativo in cui la parte dell'affettività, dove si parla di emozioni, di tristezza, di rabbia, eccetera, è sempre tenuta a parte da quello che è il fisico? Ultimamente stiamo cercando di mettere il fisico insieme alla mente. Ma anche a scuola, ha ragione, ma anche nei testi. Allora, se un professore si rende conto di una mancanza di un testo, gliela aggiunge dal suo vertice. Non vuol dire che, no, l'affettività debba arrivare solo dai tecnici della mente. Poi noi portiamo avanti una di quelle diciamo campagne secondo la quale, secondo noi, ma credo secondo anche tanti insegnanti, la figura dello psicologo all'interno della scuola
come depositario della evoluzione, dello sviluppo, no? E della crescita è importante come l'insegnante di educazione fisica. Cioè, allora c'è il docente dell'anima, educazione com'è religiosa, quello è l'anima, poi c'è il docente di scienze per il corpo, mettete anche il docente della mente, no? Ma che poi non ha l'obiettivo di spiegare come funziona la mente, ma noi lavoriamo nelle scuole, l'obiettivo è quello di fare una manutenzione del benessere, ma su tutti, sugli insegnanti in prima linea, quando possono chiedere e utilizzare, non possono fare tutto, giustamente, la loro formazione è mancante su alcuni aspetti, ma una curiosità così si può anche condividere, no? Allora mettiamoci un attimo e riflettiamo che testi aggiungo, cosa leggo insieme, cosa faccio, mi sembra un'ottima richiesta, no? Noi ci occupiamo degli insegnanti, dei genitori e dei ragazzi, perché comincia a sentirsi la mancanza anche, no? Delle emozioni, cioè dell'importanza anche del pensiero, no? Ma dove il pensiero non è solo un pensiero razionale, giustamente come dicevate. No? La cosa importante è quella che hai detto adesso del leggere un libro assieme, ecco, mi veniva in mente come spunto, stimolo operativo, scelga un libro semplice, che io personalmente non saprei indicarle in quest'ambito qui, ma magari lo trova confrontandosi anche con magari qualche collega, eccetera, e mi sembrerebbe un bel progetto pilota, visto che lei ha questa sensibilità, di leggerlo assieme e a questo punto di stimolare sempre la discussione con i ragazzi, che è la cosa importantissima, perché sono degli argomenti molto molto sensibili, molto importanti, e aprire un dialogo con la partenza di un testo condiviso, credo che potrebbe essere davvero un bel progetto, che potrebbe come dire, coinvolgere per certi versi tutti i ragazzini, magari avere anche un rebound a casa rispetto a quei genitori che sembrano un po' assenti, e magari chissà, si coinvolgono un po' anche loro, dando anche un po' una speranza che il lavoro fatto in modo proficuo e rispettoso poi ha anche delle ricadute all'esterno, non solo rispetto alle cose che lei fa in quel momento lì, ma anche in altre situazioni. I ragazzi si portano a casa tante cose, quindi se c'è un po' di dialogo, perché comunque sono dei genitori che lei ha descritto, comunque culturalizzati, eccetera, magari il dialogo, e poi vuol dire che di questo si può parlare. Insomma, ne stiamo parlando in classe, che cosa fai a scienze, facciamo questo, quindi voglio dire, diventa anche come dire, un'educazione di secondo livello alle famiglie. Buon lavoro. Ci faccia sapere, poi vi diamo la mail volentieri. Allora direi che vi ringraziamo, i contributi sono stati tantissimi, grazie della partecipazione, io ridò il microfono. Io ringrazio voi perché è stato un bellissimo intervento, grazie. E ne approfitto per salutarvi e per invitarvi al prossimo incontro, sempre del ciclo di seminari del progetto Aria, che sarà l'11 dicembre e sarà sull'hate speech e il cyberbullismo e a cura della Fondazione Malattie Rare Infantili. Per cui vi invito al prossimo incontro e buona serata.